Benvenuti cari ragazzi, in quest'altra video lezione andremo a vedere come effettuare il prodotto di un monomio per un polinomio. Supponiamo di avere un monomio, meno 2b, e di volerlo moltiplicare per un polinomio, più 3a alla seconda, meno 4b, più 5a. Come facciamo ad eseguire questo calcolo? Per eseguire questa moltiplicazione, la regola mi dice che devo moltiplicare il mio monomio per ciascun termine del polinomio e sommare i risultati ottenuti. Al fine di rendere il procedimento più chiaro, vi ho evidenziato in rosso il monomio che moltiplica ciascun monomio che compone il mio trinomio, ovvero il mio polinomio. Quindi meno 2ab moltiplicherà più 3a alla seconda, meno 2ab moltiplicherà anche meno 4ab, che è il secondo monomio, e meno 2ab moltiplicherà anche 5a. E tutti questi prodotti tra di loro devono essere sommati, con il più indicato qui in nero. Quindi, quando andiamo a eseguire poi le moltiplicazioni che abbiamo saranno ciascuna come delle normali moltiplicazioni di monomi. Per cui andiamo ad eseguire la regola della moltiplicazione dei monomi, quindi il prodotto dei segni, più per meno, meno, 2 per 3, 6, e le lettere le riscriviamo una volta sola andando a sommare gli esponenti. Qui l'esponente di A è come se fosse 1, 1 più 2 è 3, quindi A alla terza B. Più, per comodità mi mantengo i risultati dei prodotti all'interno delle parentesi tonde, in modo tale da non fare confusione con i segni. Quindi, secondo prodotto, meno per meno più, 2 per 4, 8, A alla seconda, 1 più 1, 2, e B alla seconda, dove gli esponenti sia di A che di B sono 1, per cui sommati mi daranno 2. Più poi l'ultimo prodotto, sempre scritto all'interno di una parentesi tonda, dove avremmo meno per più che mi darebbe meno, 2 per 5, 10, A è presente due volte, quindi A alla seconda e poi B mi rimane da solo. Si passa a togliere le parentesi e ad applicare quella che è la regola dei segni, quindi meno 6ab rimane così com'è, più 8a alla seconda b alla seconda, più meno 10a alla seconda b. Andiamo ad applicare la regola dei segni e avremo come risultato meno 6a alla terza b, più diventano più, quindi più 8a alla seconda b alla seconda, e più è meno, che mi darà meno, quindi meno 10a alla seconda b. Il risultato di questo prodotto sarà un trinomio reale perché i tre monomi ottenuti non sono simili tra loro.